Quest'anno ha un significato particolare perché Abbadia San Salvatore rappresenta nel cuore dell'Amiata, nel comune, se la dibattono un po' fra Castello Azzara, più alto della Toscana, quello che può essere un giacimento di patrimonio immateriale per l'umanità, ovvero la prospettiva di rendere, secondo l'elenco del patrimonio UNESCO, la possibilità di avere un aspetto così originale che a mio giudizio ha le sue radici nei millenni, quando le divinità etrusche magari nel Monte Amiata vedevano un vulcano che poteva ispirarne sentimenti religiosi, civili. La Fiaccole sono una festa straordinaria, io vi ho molto spesso partecipato il 24 di dicembre, lo farò anche quest'anno perché è una delle più originali, belle e coinvolgenti feste e rievocazioni che la Toscana può offrire, all'insegna del fuoco, l'elemento di vitalità di una comunità, della capacità di stare intorno al fuoco di quelli che sono quartieri, persone che tutto l'anno lavorano per poterci dare un significato, e poi per la valorizzazione dell'Amiata che rappresenta una delle aree, delle zone da un punto di vista turistico più attrattive della Toscana. Sì, è una tradizione lunghissima, noi non inventiamo niente e non vogliamo meravigliare nessuno, solo che è una tradizione meravigliosa di suo, su questo rito del fuoco, una tradizione che affonda le radici al tempo dei Longobardi, nei riti nordici del fuoco, che poi è stato raccolto dalla cristianità e quindi si è inglobato con la grande storia dell'abbazia del Santissimo Salvatore. È un fuoco che, diciamo così, ci avvicina a una comunità da secoli e che ultimamente ha trovato un nuovo vigore nell'entusiasmo di tantissimi giovani che hanno imparato e hanno cominciato a costruire loro stessi queste pire, perché noi le chiamiamo fiaccole, anzi in dialetto fiaccule. In realtà sono delle alte pire, alcune alte fino a 7 metri, sono oltre 30 e quindi praticamente il paese è disseminato di queste cataste di legna, specialmente il borgo medievale, e tengo a precisare che è un borgo alto medievale, non ha le bellezze rinascimentali dei borghi toscani che siamo venuti abituati a vedere, un borgo asciutto, duro, che è nato prima del 1000 e che si è sviluppato intorno all'anno 1000, quindi questi fuochi dentro questa ambientazione è una suggestione anche per chi viene effettivamente molto forte.